Nel secondo appuntamento con Oltre la Rete Test Drive siamo con il capitano di Cuneo Volley, Jacopo Botto. Ciao Jacopo. Ciao, ciao a tutti. Allora, intervista mentre guidi, ne avevi già fatte? Se sì, devi dirci no, devi mentire. Ma mai fatto, è la prima volta. No, vabbè, è un modo divertente per fare una chiacchierata. Naturalmente toccheremo solo marginalmente il tema pallavolo, perché vogliamo parlare in questo appuntamento di tanto altro, e partiamo spiegando, diccelo tu, che macchina stai guidando e come te la senti in questi primi metri. Partiamo da Bosco Auto, come sempre, lo sappiamo. Ma sto guidando un Audi Q8. Okay. R-Line, interessante come interessante macchina, anche sì, a vederla sia da fuori che adesso da dentro. Non male, non so guidare, non male. Ma tanta roba. Adesso un salotto, sì, una poltrona. Adesso poi ci dici, quando iniziamo a fare qualche chilometro, come va. Magari la spingiamo un po', sempre nei limiti, naturalmente. Sì, sì, certo. Allora, come Jacopo Botto, guidatore, automobilista, come ti piace guidare innanzitutto? Sei un appassionato? Sì, sì, sono abbastanza appassionato, mi piacciono le macchine, mi piace Formula 1, ogni tanto vado a vedere anche le corse dei rally con mio fratello, okay. Quindi diciamo che le automobili sono sempre state una cosa che ci ha appassionato. E poi insomma, la possibilità di provare alcuni tipi di macchine è sempre certo, interessante. Quindi appassionato, guidi abbastanza, vabbè, quando nella settimana, immagino, normale, il tragitto è quello di casa a casa palazzetto, però ogni tanto torni a casa, visto che non sei così lontano, sei di La Spezia. Sì, 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 quindi poi insomma questi anni ho sempre girato tanto, perché con la mia compagna, che anche lei giocava, eravamo sempre in posti diversi, quindi capitava dopo la partita dover partire e andare io da lei oppure lei da me o a casa mia, quindi di chilometri in questi anni ne abbiamo fatti. E sei uno a cui far chilometri non pesa, in macchina ti piace insomma? No, diciamo che poi insomma questi ultimi anni ho anche un altro tipo di macchina, quindi mi pesa molto molto meno farli. Ok. Sei uno, quindi, mettiamola così, come si dice, del piede pesante, sempre nei limiti, naturalmente, o sei prudente, vai piano? Insomma, dipende. Quello che si può dire, dici, Yaki? Sì, sì, sì. Dipende un po' dalla situazione. Okay, dai. Però se si può ti piace un po' sì, schiacciare, sì, sì, insomma, piace, ti piace la velocità. Quello sicuramente. Ecco, allora, siccome tu a Cuneo sei un po' cuneese di adozione, perché lo sappiamo, hai fatto un percorso settore giovanile qua, poi sei tornato da qualche anno, un po' Cuneo e cuneese li conosci, cuneese al volante, cosa mi dici? Già non ridi, è già buono, perché No, è una città abbastanza tranquilla, insomma. Okay. Diciamo che guidano bene rispetto ad altri posti dove sono stato, è sicuramente non così spericolati, si dice che di solito siamo un po' addormentati alla guida. No, vero, no, spericolati al massimo il contrario. Ok, e tu sei uno tranquillo, nel senso, il classico automobilista che la prende con filosofia, anche se trova la coda, se trova quello che non va avanti, o un po' nervosetto? Innervosisco. Ti innervosisci? Intanto ti, Davide Bima, che salutiamo, dà indicazioni di girare a sinistra. Sì. Sì, sì, mi innervosisco ogni tanto, quindi è l'insulto facile. Ogni tanto mi parti, sì, soprattutto quando magari ho un pochettino di fretta. Okay. O ho paura di arrivare in ritardo. Sì, diciamo, sì, ti imprechi un po' con quello davanti, che trovi sempre quello davanti che non va avanti. Metto pressione abbastanza, dai. Ok. Clacson anche. Ma quello poco. Okay. Però mi faccio vedere uno specchietto, come si dice. Ok. Senti, allora, sempre parlando di auto, di insomma, di all'interno della squadra, che siete quasi tutti nuovi, quindi non so se li conosci già o devi imparare a conoscerli, se tanti viaggi li avete fatti, chi è quello che quando si scelgono le macchine tu dici no, io con lui non vado in macchina? Ma guarda, devo essere sincero, non te lo so dire ancora, perché comunque non abbiamo avuto molto tempo di girare insieme, quindi diciamo che da questo punto di vista li conosco poco. Non c'è neanche quello che proprio dici no, con questo qua arriviamo un'ora dopo perché è lentissimo, non era individuato? No, no, perfetto, ce lo dirai poi più avanti. Lo scopriremo. Allora, se ti dico Cuneo, cosa ti viene in mente? Ma mi viene in mente dove sono cresciuto, fondamentalmente, perché comunque sono andato via di casa molto molto presto e
diciamo, da quando sono arrivato qua nel settore giovanile ho iniziato, diciamo, a diventare uomo, no? Perché poi lasci casa, lasci la famiglia, lasci gli amici, ti trovi fondamentalmente in casa con gente che io ho avuto la fortuna di conoscere già Simone Parodi quando sono arrivato qua nei giovanili, però gli altri non li conoscevo, quindi si è trovato in un mondo completamente diverso, con persone, diciamo, sconosciute. Devi crescere abbastanza in fretta, e diciamo che quei 4 anni lì mi sono serviti tantissimo. Sì. Certo. E invece, se ti dico La Spezia? Ma La Spezia è ovviamente casa. Poi diciamo che negli ultimi anni l'ho un pochettino riscoperta, perché poi quando ero in età, insomma, dai 20 anni ai 26-27, diciamo, tornavo molto poco perché mi piaceva stare fuori, però poi da quando ho comprato casa giù a Spezia, appena posso torno, perché per goderti anche ci sto bene casa. Perché poi dopo, insomma, essendo al mare anche d'inverno, anche in pieno inverno, quando torno che vado al mare a bermi un caffè, è tutta un'altra cosa, roba. Certo, sì. Quindi il tuo futuro è là, è alla Spezia, hai comprato casa, pensi lontanissimo quando smetterai di giocare, poi non so che programmi hai, però la tua idea, diciamo, che il mio obiettivo sarebbe quello poi un domani di tornarmene a casa mia, però insomma non so ancora di preciso quale sarà il mio futuro, perché certo. Comunque finché sto bene a livello fisico, a livello mentale, cercherò di giocare, poi dopo, poi insomma, probabilmente poi si vedrà. Tornando a Cuneo e La Spezia, quindi Piemonte e Liguria, due territori a cui sei molto legato, non ti metto in difficoltà, anche se sono la risposta, immagino che anche se Cuneo ti piace, insomma, è come una seconda casa, a casa e Liguria, quindi La Spezia, invece ti metto in difficoltà con un'altra domanda: dove si mangia meglio? Non caschiamo male comunque. No, nessuna delle due, perché poi ovviamente qua mangi più cose, diciamo, come si dice sempre, di terra. Certo, e quindi la Spezia si mangia soprattutto roba di mare, quindi ne sei uscita alla grande, con grande diplomazia, no, da capitano. Sì, è vero. Cioè, insomma, se devi mangiare di terra, diciamo, vieni qua, e se invece vuoi mangiarti del pesce, vai al mare. Benissimo, sì, ne sei uscito molto bene. Ed è vera questa cosa, perché l'anno scorso in tutte le nostre puntate di Oltre la Rete, in cui facevamo un po' di domande particolari anche ai tuoi compagni, quando c'era la domanda sul più brillante, così, quello che magari offriva, generoso, spesso veniva il tuo nome, quindi smentisci questa cosa che il Ligure è tirchio. Sì, guarda, su quello sei troppo spendaccione. Ma adesso sono un po' cambiato, però okay. Diciamo, ho fatto dei periodi in cui avevi le mani abbastanza bucate. Sì, esatto. Ok. Senti, allora tocchiamo solo per un attimo il discorso pallavolistico, perché visto che tu sei stato anche l'ospite dell'anno scorso della nostra prima puntata di Oltre la Rete, tante domande più specifiche sulla tua vita extra pallavolo, insomma, le abbiamo già toccate, quindi chi volesse togliersi queste curiosità va a recuperare quella puntata che c'è sempre. Io tocco un argomento pallavolistico chiedendoti: l'anno scorso, 2 aprile mi sembra fosse, ultima partita di campionato in una stagione non così, allora qua chiediamo indicazioni intanto a Davide Bima, che è il nostro navigatore. Andiamo dritti. Ultima partita del campionato contro Reggio Emilia, contava ormai poco, vincete 3-0, poi tu vieni a parlare con i giornalisti dopo la partita, e in quell'intervista sembrava quasi un addio dalle parole che hai detto. Lo sentivi anche tu così, oppure no? Insomma, com'era la situazione? Pensavi che ti saresti trovato qua oggi ancora a Cuneo? Ma allora, penso che in quel periodo lì, insomma, dopo una stagione così, devo essere sincero, giravano un pochettino le voci, sarebbero stati tutti cambiati, quindi pensavo, insomma, che la società avesse preso una decisione di cambiare tutti quanti, però diciamo che quelle parole lì hanno riferito soprattutto a un fatto di gruppo, no? Perché comunque con alcuni abbiamo passato due anni intensi, e mi dispiaceva sicuramente cambiare. Però, insomma, poi dopo, quando la società mi è venuta a parlare, mi ha chiesto di
di rimanere, sono sicuramente. Ok, però insomma, qualcosa di mezzo a Dio ci poteva essere in quelle parole, anche tu. Sì, 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 ma sicuro, okay, sicuramente avrei capito la scelta, certo, la scelta della società. Insomma, poi penso di avere abbastanza esperienza per capire queste situazioni. Certo. Capitano, cosa significa per te essere capitano? La parola capitano, e come lo interpreti tu questo ruolo? Ma capitano è sicuramente una cosa che mi fa piacere. Poi io, insomma, reputo il ruolo del capitano di cercare di dare sempre l'esempio nel miglior modo possibile. Poi sono anch'io umano e ogni tanto ci riesco, ogni tanto no, però certo, cerco insomma di far capire, soprattutto quando hai un gruppo di giocatori giovani, mm-hmm, cosa vuol dire insomma giocare a questi livelli, e soprattutto giocare per una città, per una società che comunque nel mondo della pallavolo, certo, ha sempre fatto la storia, insomma. Certo. Sei uno, mi avevi detto l'anno scorso, mi ricordo che sei uno abbastanza disponibile e che cerca più il dialogo che non le sfuriate. Non sei uno che incute paura, immagino, come capitano. No, diciamo che non mi piace, litigare, non mi piace, non è mai piaciuto insomma essere duro, perché forse non sono neanche capace, certo, no? Ognuno poi è fatto a suo modo. Mm-hmm. Ecco, però immagino che sicuramente da capitano qualche sfuriata, qualche discorso, qualche cazziatone, mettiamolo così, alla squadra, qualche giocatore nello specifico, nella tua carriera l'hai fatto. Ti ricordi quello proprio più grosso, più grande? C'è qualcosa che si può dire, che ci puoi raccontare? Quella volta che proprio ti hanno fatto arrabbiare tantissimo e hai, come si dice... Ma guarda, in realtà non mi sono fondamentalmente mai arrabbiato, no, perché poi quando c'era da arrabbiarsi tanto è intervenuto qualcun, okay, altro, no? Quindi... Però ci sono stati. No, più che altro mi sono capitato tante situazioni complicate da gestire negli anni passati, che ho cercato insomma di gestire nel miglior modo possibile. Ok, mi aspetto che mi dicessi, ho insultato quello, l'ho appeso al muro, niente, queste cose qua non le... No, non quello capita, no, ma è difficile, sai, no, poi sì, bene o male mi è sempre, soprattutto a livello... Quando sono stato capitano anche gli anni di Monza, così, infatti, mi sono sempre capitati gruppi sani e dove, certo, c'erano persone intelligenti, quindi, certo, bastava dirglielo in certo modo alcune cose e poi la cosa si sistemava. Certo, ci racconti un po' com'è la vita da pallavolista, nel senso che è una vita in cui spesso non si mettono radici, poi tu forse sei un'eccezione perché sei stato tanti anni adesso a Cuneo, prima a Monza, giusto, quindi, però in generale è una vita, sì, sicuramente da privilegiato, perché fai una cosa che ti piace fare, però è anche difficile sotto certi punti di vista, vai via da casa presto, insomma è difficile tornare, magari giochi lontano da casa. Sì, no, come hai detto te, sicuramente siamo dei privilegiati, perché noi facciamo una cosa che è fondamentalmente un gioco come lavoro, esatto, e sì, siamo impegnati anche poco durante la giornata. Sicuramente non è facile quando sei, diciamo, quando sei sotto pressione, no? A livello mentale non è semplicissimo, però insomma, come dici, non metti mai radici. Ci sono anche giocatori che magari ogni anno sono infatti parte, questo dicevo che tu sei l'eccezione, perché io ho avuto, diciamo, la fortuna di giocare in posti dove comunque mi sono sempre trovato bene, mm-hmm, e dove ho avuto sempre la possibilità di giocare più anni, no? Certo. Perché comunque a Monza ho giocato 7 anni, qua il terzo anno, a Piacenza ho giocato 2 anni, quindi sono stati comunque periodi abbastanza lunghi. Ed è bello, no? Perché poi frequenti anche città diverse, sì, conosci gente nuova, da quel punto di vista ti crei sicuramente tanti rapporti in giro nelle varie città, che poi un domani diciamo hai la possibilità, certo, di ritrovare. Senti, visto che adesso è qualche minuto che la stai guidando, sei molto prudente per il momento, ecco, bravo, accelera un po', come ti piace, sì. Sì. Dobbiamo parlare con Bosco, diciamo, Auto. Diciamo che se Davide mi fa avere un buono sconto... Davide, non stai dietro, può anche rispondere, ma... Come al solito ci proverò. No, costa troppo. Tornando un attimo ai motori, allora, la macchina dei sogni che ti piacerebbe guidare? O che magari hai provato a guidare?
Ma ho avuto, guarda, ho avuto la fortuna un po' di anni fa di riuscire ad andare a Maranello a guidare, a guidare la Ferrari. Ah, beh, quindi allora lei un po' esaudito questo. Diciamo che da quel punto di vista lì, diciamo, la Ferrari l'ho già guidata. E com'è stato? È stato bello, divertente. Per quello Davide non so se può anche mettere Ferrari, forse un po' troppo. Non mettiamo limiti a dire. Non mettiamo limiti. Okay. No, diciamo che questo tipo di macchine qua mi piace guidarle. Motore, hai detto che è una tua passione, segui la Formula 1, tifi Ferrari, quindi? Sì, beh, direi, okay, direi italiano non si può tifare altro. Ok, pilota preferito? Anche della storia, cioè degli ultimi, non adesso per forza. Ma credo che, secondo me, Hamilton in questi ultimi 15 anni ha fatto qualcosa di incredibile, quindi diciamo che lui, diciamo, come pilota mi piace molto. Non hai scelto uno, insomma, a caso. So che oltre ai motori, mi ricordo da quando avevamo fatto l'altra chiacchierata, il calcio è un'altra tua passione, sei interista, segui, parliamo un attimo dell'Inter, segui, sì, quest'anno, ok, l'anno scorso è stata una bella stagione, abbiamo sofferto un po' con questa finale di Champions, però intanto è importante giocarla, si dice sempre, no, peccato perché insomma si è giocata alla pari, poi esatto, dopo loro hanno trovato il gol, come si dice, hanno sfruttato sì, un'occasione, sì, insomma, e hanno vinto. È stata una gran bella figura anche in quella finale. Quest'anno, la squadra di quest'anno, l'anno scorso mi avevi detto che Barella era il tuo preferito, continua ad essere Barella, c'è qualcuno che ti entusiasma di più? Ma no, mi piace tanto, poi diciamo, insomma, che in questi ultimi mesi penso che Lautaro stia facendo qualcosa di incredibile, no? Quindi speriamo che continui così. Leonardo Bristot l'altra volta, nell'altra puntata, ci ha parlato di un fantacalcio di squadra. Sì. Tu ci sei anche tu? Sì. Ci sei anche tu, bene. Cioè, anch'io speriamo di riuscire a vincere. Allora, intanto dici com'è la... gli ultimi anni è andata male per te. Due anni fa l'abbiamo fatto e non è andata benissimo, okay, quindi vediamo quest'anno. Chi ha vinto due anni fa, ti ricordi? Mi sembra Codarin, ma non sono sicuro. Codarin. Conferma Davide. Quest'anno non è partita da tanto, ma come sta andando? Chi è il primo in classifica? Ce lo puoi dire? Ma siamo tutti lì. Siamo tutti lì. Classifica corta. Sì, classifica, vabbè, cortissima. Abbiamo giocato tra 4 giornate, okay, noi, quindi... Tu comunque sei partito bene? Sì. Okay. Sì, sono partito bene. Ne ho vinte 2 o 3 su 4, quindi, no, 2 su 4, quindi un pareggio, una sconfitta, quindi... Bene, sì, ci sta. È la norma, dai. Dici anche tu, l'abbiamo chiesto anche a Leonardo l'altra volta, il tuo attacco a questo punto. Allora, ho Lukaku, Berardi. Da interista non mi puoi prendere Lukaku. Mi avevamo preso, cioè, gli altri. Ottimo per il fantacalcio, però da interista. Sì, no, da interista malissimo, però... Infatti l'hai preso per lasciarlo in panchina. Finché mi segna, va bene. Giusto. No, ho preso Lukaku, Berardi, Scamacca, Milik. Lì Milik, da Juventino. Cioè, Juventino. Se uno va a guardare quelle cose lì, fa difficile fare il fantacalcio. Bisogna anche ogni tanto andare oltre. Comunque un bel attacco, mi sembra. Un bel attacco. Senti, hai qualche scaramanzia particolare? Tu, sempre tornando alla pallavolo, allo sport che fai da tantissimo tempo, c'è qualcosa in particolare che fai? Qualche abitudine prepartita che hai sempre? Ma no, nel senso... diciamo un pochettino una mia routine, nel senso che spesso prima delle partite cerco di fare più o meno le stesse cose, poi diciamo negli ultimi 2 anni, adesso diciamo che prima della partita vado magari a farmi 2 passi anche sotto casa, giusto per sgranchirsi un po' le gambe prima di venire in palestra, oppure da me a bere un caffè magari al bar in centro, mi bevo un caffè prima di andare in palestra. Sì, quelle abitudini, ma niente di così. Sì, no, niente di... Poi ascolto un po' di musica magari in macchina, o quando sono in trasferta sicuramente metto le cuffie. Ce n'è una in particolare di canzone, di musica? No, dipende dal momento. No, dipende un po' dal momento, cosa c'è, che poi canzone mi piace. E il numero che hai, il numero 11, giusto? Sì. C'è un motivo particolare legato a qualcosa? Diciamo che ho cercato sempre di tenerlo per tutta la mia carriera, l'11, c'è stato un periodo che ce l'aveva mio fratello, perché anche mio fratello giocava a pallavolo e quindi mi piaceva come numero, e da lì ho sempre avuto quel numero lì. Ok, hai parlato tu prima di tua fidanzata, che è una giocatrice anche lei di pallavolo. Come funziona? Cioè, se viene a vedere le tue partite, poi c'è uno scambio, è severa, dura con te nel darti dei giudizi, oppure, cioè, insomma, come funziona questo rapporto anche dal punto di vista pallavolistico? È particolare, no? Sì, diciamo che quando viene a vedere le partite
poi dopo ovviamente lei mi dice se ho giocato bene o ho giocato male, okay, io in primis, e poi mi dice anche a livello di squadra cosa secondo lei non ha funzionato e cosa ha funzionato, ma lo stesso faccio anch'io, certo, esatto, anch'io con lei, quindi c'è sempre uno scambio che è utile, no? Insomma, perché è parlare di una persona, sì, che non, esatto, ti dice le cose che vuoi sentirti dire, ma ti dice davvero le cose, sì, le sì, cose sì, sì, esatto, esatto. Ok, siamo tornati nel nostro giro a Borgo, quindi possiamo tornare verso Bosco Auto e io ti vado a fare le ultime domande sui tuoi compagni di squadra. La squadra è cambiata completamente a parte Codarin, quindi bisogna capire se hai già iniziato in questi pochi mesi a conoscere i tuoi compagni. Intanto, quello che ti ha impressionato di più per forza, chi è il più forte secondo te? Cioè quello che non ti aspettavi e hai detto, caspita, sei forte questo giocatore, magari non lo conoscevi. Ma dici a livello anche se... pallavolistico proprio, che hai detto, caspita, questo qua non lo conoscevo, è davvero forte. Senza scontentare nessuno, dai, uno. No, no, diciamo che Fox mi ha colpato, ma mi ha impressionato su tante cose, quindi ok, quindi direi lui. Diciamo lui. Per simpatia invece, quello che hai detto, caspita, questo qua è davvero simpatico, ti fai davvero delle risate. Ma Max Cioffi l'ha già detto Leonardo, è molto simpatico. Ok, sì, sì. Quello più puntuale? Ce ne sono due che sono Babis, quindi c'era Lampos e Sicci. Ok, e tu anche sei puntuale, sì. Diciamo che noi siamo quelli che arrivano molto, bravo, presto. Bravo, fai passare sulle strisce. Sì, anche se sono sbucati all'ultimo. Sì, però tu... Questo però non lo facciamo passare. Esce fuori l'automobilista un po' incazzato. Questo non lo facciamo passare. I riflessi del capitano. Invece il più ritardatario o il più ritardatario? C'è qualcuno che... Io mi ricordo un cazziatone di coach Battocchio proprio il primo allenamento. Sì, perché è arrivato un giovane, non diciamo il nome, ma penso al primo allenamento, almeno il primo. L'avete fatto portare da mangiare, penso. Non è ancora portato. Non è ancora, male, non molto ancora male. Portato. Ma di solito quelli che arrivano un pochettino all'ultimo, forse i tre giovani, Colangelo, quel gruppetto lì, insomma, però di solito puntuali, arrivano comunque. Sì, no, arrivano, non arrivano mezz'ora prima, arrivano 10 minuti prima. Il più serio all'interno del gruppo chi è? Non lo so, non saprei, dai, diciamo. Allora, secondo me il più cazzaro invece c'è. No, chi c'è? No, non lo so, cazzaro. Ah, più cazzaro, sì, al vabbè, posto di sono... il più serio da una parte c'è Cioffi deve essere... aspettiamo con ansia l'intervista a Cioffi perché ci possiamo divertire. Ma sincero, un po' tutti siamo un gruppo che comunque ci divertiamo insieme, ok, quindi... Occhio, adesso il più bello, mi scuso, capitano, forse Gottardo, dai. Ok, Gottardo. L'ultimo a mollare, cioè quello che è davvero proprio anche in campo, quando c'è da guardare qualcuno, si guarda lui perché tira fuori anche grinta e voglia di non mollare. Ma diciamo che Fox e Sicci, okay, sono quelli, insomma, che comunque fanno okay capire di tenerci fino alla fine. Più festaiolo? Festaiolo per ora sono tutti abbastanza tranquilli, dai. Ok, li aspettiamo al varco. Sì. Il più fashion, più modaiolo? Questo non lo so. Non lo sai, però sicuramente sai quello che si veste peggio, c'è sempre quello preso in giro negli spogliatoi. C'è Cioffi che ogni tanto arriva vestito un po' con ciabatte, calze, cioè, proprio ogni tanto secondo me prende un po' quello che gli capita sotto mano. Ok, ultime due, il più tecnologico, se c'è, quello che sempre smanetta, il cellulare, quello... Ma un po' tutti, sai, un po' tutti c'hanno... ormai... C'è un sacco poi di gente che c'ha PlayStation, Xbox, okay, tutti i giochini così, quindi ormai, diciamo, è una domanda abbastanza... facile da rispondere. Okay. Invece dai, qui non c'è uno un po' più boomer degli altri. Dici che gioca tanto a queste cose qua? No, quello anzi che è proprio un po' indietro rispetto agli altri, cioè tecnologie lui arriva sempre un po' dopo, è meno tecnologico, diciamo. Per età mi avrebbe da dire magari Sicci, ma non so se magari invece Sicci, facciamo il giro e torniamo. Prendiamoci un po' di... Bravo, di divertiti te un po'. Ma è un po' più indietro, no, forse c'ha la Lampos, forse, che okay, non okay mi sembra
molto tecnologico. Okay. Dai, però. Ok, con lui con la lingua come va? No, bene, poi comunque un po' l'italiano lo capisce e un pochettino lo parla, quindi. Bene, bene. Quindi va bene. Bene, siamo arrivati alla fine di questa bella chiacchierata, è andata bene, no? Guidare, chiacchierare, tanto sei abituato, immagino. Direi che... di sì. Ok. La macchina ti è piaciuta, quindi parliamo, sì, poi con Davide Bosco, sì, Auto per fare un buon prezzo, esatto, perché ti trovi molto bene. Grazie, Iacchi, è stato un piacere. Grazie a voi, alla prossima allora. Grazie, alla prossima.